Ciao ragazzi, benissimo video su The Salve a Gamba. tutti ragazzi e benvenuti nella 12ª parte di riferimenti sullo straordinario mondo di Gumball. Yeah. Menti diversi oltre a Gumball. Comunque lo speciale per i 6.000 iscritti lo pubblico settimana prossima perché non ho avuto tempo per registrarlo ed editarlo come si deve. Dunque non perdiamo tempo e cominciamo subito con il video. Sigla! In prima posizione troviamo un riferimento, come avete fatto notare in tantissimi, e mi spiace ancora se non l'avevo messo nelle parti precedenti, ossia un riferimento al film Hunger Games, dove sempre nell'episodio Genitori contro figli, subito dopo il riferimento di Darwin che si disegna il fulminetto in testa, si vede Nocciolina o Penny o comunque la ragazza di Gumball che appunto indossa una parrucca e un arco che rimandano al personaggio di Katniss. Davvero, non sapevo io. In seconda posizione troviamo un riferimento di uno strumento che c'era nei vecchi Office, nei computer comunque degli anni 90-2000, ossia della graffetta che serviva per scrivere le email. Infatti nell'episodio di Gumball Il Vuoto, a un certo punto, quando appunto Gumball e Darwin entrano nella sezione delle cose dimenticate da tutti, vedono una graffetta che gli chiede se vuole scrivere un'email, e appunto è un riferimento allo strumento. In terza posizione troviamo un riferimento ai film The Ring, in particolare alla scena di Samara Morgan dove esce dalla televisione e in modo molto inquietante ci siamo spaventati tutti. Si vede nell'episodio The Begging o The Begging dove Gumball e Darwin, appena terminata la chiamata dal riferimento di Jigsaw, vedono dalla televisione un essere che esce proprio dalla televisione e questo riferimento è praticamente palese alla bambina. Mi cago sotto, aiuto. In quarta posizione troviamo un riferimento al film Gremlins nell'episodio dove vengono parlate le origini di Darwin. In questo episodio Richard, dopo aver regalato tutti i pesci che erano disponibili in negozio a Gumball, e dopo lui che li ha ammazzati tutti, cerca di prendere un nuovo pesce, lo trova dentro un furgone rosso dalle dubbie origini, e quando chiede al commesso che cos'è quel pesce che c'è dentro, lui gli dice di non farlo bagnare o comunque dargli da mangiare dopo mezzanotte, ed è un riferimento appunto al film. Comunque tu vada, non farlo bagnare. Ma è un pesce. Aspetta, era un altro. Non farlo mangiare dopo mezzanotte. Perché? E in quinta posizione troviamo un riferimento al film della Disney Pixar Toy Story 3 nell'episodio Il Rivale, dove Gumball e Darwin, cercando di salvare lo scatolone che in teoria doveva contenere Anais, si ritrovano a cercare di riprenderla dentro una discarica con un rullo che alla fine li porta verso l'inceneritore, ed è un riferimento appunto alla scena finale anche del film dove si ritrovano tutti i personaggi nella discarica. Ok, vediamo questo. Benvenuti a tutti nella 11ª parte di riferimenti relativi allo straordinario mondo di Gumball. Ci tengo come sempre a ringraziarvi per il supporto dato a questa serie e prima che inizi il video ci tenevo a fare un piccolo disclaimer dicendo che purtroppo non posso mettere tutti i vostri. Dunque, detto questo, non perdiamo tempo e cominciamo subito con il video. Sigla! In prima posizione, come mi avete detto in moltissimi, c'è un riferimento alla famosissima web serie chiamata Don't Tag Me, I'm Scared, che è una specie di serie abbastanza molto creepy, devo dire, l'ho vista, e dove ci sono praticamente dei pupazzi che appunto si mettono a cantare e fanno altre cose. E dunque la vediamo nell'episodio The Puppets, che purtroppo non è ancora uscito in Italia, o almeno da quello che ho visto io su Wikipedia non è ancora uscito, dove comunque si vede Darwin che ha in mano questi pupazzetti che appunto ricordano molto i personaggi della serie. In seconda posizione troviamo un riferimento a un bellissimo film animato chiamato Il Gigante di Ferro, che se non avete visto vi consiglio vivamente di andare a vedere, e lo troviamo al finale dell'episodio L'amico immaginario, dove l'amico appunto immaginario di Anais, quello fatto di cose strane, che comunque quello che si ammazza con la Coca-Cola Elementus, che immagino avete visto tutti quella scena, si appunto ammazza, e nella scena dopo vediamo che si ricompone con le loro parti che si ricostruiscono da sole, ed è un riferimento che manda appunto alla scena finale del film dove tutte le parti del gigante di ferro si vanno a ricostruire tipo in un posto come in Alaska, comunque in un posto al nord, e devo dire che è un bel riferimento. Lo vorrei vedere, ragazzi, però. È la cosa più figa del mondo.
Tipo terza posizione troviamo un altro riferimento che mi avete detto in molti, ed è un riferimento, e in realtà vari riferimenti, dedicati ad Harry Potter nell'episodio Genitori contro figli. Tuttavia lo so, ci sono altri riferimenti nell'episodio Lo Stregone, ma lo vedremo più avanti. Comunque alcuni li ho già messi, quindi se lo volete vedere c'è lo speciale e altri episodi comunque più indietro della serie. E comunque in questo episodio si vede chiaramente quando i figli fanno disastro sul teatro. Vediamo Darwin che si disegna una cicatrice in faccia e si mette degli occhiali alla Harry Potter perché sono molto tondi, e si vede anche qualcuno svolazzare in giro con la scopa. Ok. In quarta posizione troviamo un riferimento dedicato direttamente a uno dei creatori della serie, ossia Mick Graves. Okay. Che se non lo conoscete, eccovi qua una foto, comunque lo vedete all'inizio proprio della puntata quando c'è scritto Directed by, e lo vedete subito Mick Graves. E lo vediamo nell'episodio dove Gumball e Darwin volevano fare un regalo a Nuvola, ma siccome lei è una persona molto ricca non sapevano cosa regalargli, e per scherzo gli chiedono cosa vorrebbe per il suo compleanno, lei gli dice: il Mick Graves che ho visto qualche giorno fa all'opera d'arte. Yeah, è il Mick Graves che ho visto alla galleria. E appunto è un riferimento, appunto, che il nome dell'artista è il nome del creatore della serie. E in quinta posizione troviamo un riferimento al film It degli anni 90, o comunque la serie TV divisa in due episodi, nell'episodio La Spazzatura, dove Gumball e Darwin, per procrastinare, ossia per evitare di buttare fuori la spazzatura, si mettono a fare dei ritratti di loro stessi, e mentre Gumball disegna Darwin, Darwin disegna un pagliaccio molto inquietante che in realtà era quello fuori dalla finestra che avvisa Gumball e Darwin di buttare fuori la spazzatura. Dunque l'episodio finisce qui, spero non sia venuto troppo corto in casa. Salve a tutti ragazzi e ben... facendo un video che... Allora cominciamo subito con il video. Sigla! In prima posizione troviamo un riferimento ad un film dell'orrore del 2013 chiamato Lights Out, nell'ottavo episodio della quarta stagione intitolato La Vendita. Nell'episodio i signori Robinson cercano di vendere la loro casa per traslocare altrove, ma Gumball e Darwin cercano di spaventare i possibili compratori della casa, appunto, per evitare di perdere i loro amati vicini. E proprio in una scena notiamo il riferimento al film. Infatti, mentre la signora Fungo spegne la luce per evitare di perdere i loro amati vicini. E proprio in una scena notiamo il riferimento al film. Infatti, mentre la signora vede la luce del corridoio, vede una strana figura, che in realtà è Darwin travestito, apparire, mentre quando accende la luce scompare. Ed è appunto un riferimento al film. In seconda posizione troviamo un riferimento al famosissimo film del Signore degli Anelli, nell'episodio 35 della prima stagione. In questo episodio, se non ve lo ricordate, Gumball crea un elmetto fatto di carta stagnola che gli porta molta fortuna. Comunque, dopo aver fatto questo, Anais, per distruggerlo, dice a Darwin che l'unico modo è di buttarlo nell'inceneritore, facendo appunto riferimento al film dove l'unico modo per distruggere l'anello è quello di buttarlo dentro un vulcano. E se notate, poi anche le ambientazioni sono molto simili. Ok, te. Terza posizione troviamo il riferimento ai vecchi cartoni anni 30, ricordate, no? Quelli in bianco e nero che si muovono sempre, con gli occhi che sembrano Pac-Man al contrario, sì, quelli lì, nell'episodio 26 della terza stagione, ossia Rockwing. Praticamente questo riferimento lo troviamo a inizio episodio, dove si vede Darwin che viene appunto rappresentato scolorito con gli occhi tipici di quei vecchi cartoni, e Gumball, chiedendogli come mai fosse così, lo riceve come risposta da Darwin il fatto che lui ha freddo e quindi viene rappresentato. Ok. In quarta posizione troviamo un riferimento alla famosissima canzone Hello di Adele nell'episodio 31 della quinta stagione, chiamato Cantando o The Singing in inglese. Il riferimento lo troviamo quando si vede Plutone che canta e la melodia è molto simile appunto alla canzone di Adele. You know, it's me. What? Gli esamina il furgone, troviamo dei riferimenti come Chucky, la bambola assassina di un altro film horror, oppure il pallottolo B contenuto in un'immagine dentro il furgone,
ma il riferimento principale lo troviamo quando Sara trova un libro che proviene appunto da questo furgoncino con il logo di Cartoon Network sopra, e appunto un riferimento a Cartoon Network, e appena inizia a scrivere ricorda l'espressione di Light quando trova il Death Note. Bene, il video finisce qui, spero vi sia piaciuto. Questo è il video, ragazzi. Ciao ragazzi.